Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati al consueto appuntamento con l'informazione locale sulla rete dell'Appennino Parma in collaborazione con TG Parmense. I carabinieri della stazione di Fidenza hanno rinforzato i controlli della circolazione stradale per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio. I militari sono stati impegnati nel controllo dei flussi del traffico lungo le principali arterie cittadine e su quelle d'accesso alla provincia. Diversi posti di controllo predisposti nel corso della giornata, dove sono state identificate poco più di 90 persone, controllati circa 40 veicoli e elevate circa 20 sanzioni per violazioni al codice della strada e segnalate alla Procura della Repubblica 3 persone per guida in stato di ebbrezza e 2 alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sequestrati poco più di 10 grammi tra hashish e cocaina. A Bedonia, il 27 ottobre scorso, due minori, uno di 16 e l'altro di 17 anni, dopo essersi allontanati dalla comunità alla quale sono affidati, decisero di entrare nel supermercato del paese e di rubare alcolici per un valore di 40 euro. Il tutto venne ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Nel frangente, il direttore, avvisato da alcuni clienti, si diresse verso i giovani per fermarli e controllarli, ma i due riuscirono a fuggire. Ascoltiamo nel servizio come si è conclusa questa spiacevole vicenda. Vediamo un'operazione dei carabinieri effettuata in un paese dell'Alta Valtaro dove due minori di 16 e 17 anni si sono allontanati dalla comunità a cui sono stati affidati. Dopo essere entrati al supermercato del paese, si sono impossessati di alcune bottiglie di alcolici scappando alla vista del direttore che ha tentato di fermarli. Questo è quanto è avvenuto in un paese dell'Alta Valtaro il 27 ottobre scorso, quando i due ragazzi, dopo essersi allontanati, sono entrati in un supermercato e hanno sottratto degli alcolici per un valore di 40 euro. Il tutto però è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Nel frangente, il direttore, avvisato da alcuni clienti, si è diretto verso i giovani che stavano uscendo per fermarli e controllarli, ma i due sono fuggiti. Rientrati in comunità, come dicevamo, le educatrici hanno scoperto le bottiglie che sono state immediatamente tolte dalla loro disponibilità. Il sedicenne, dopo aver iniziato a dare in escandescenza per riaverle, insieme ad altri due giovani ha danneggiato il controsoffitto in cartongesso ed i vetri di alcune finestre. A seguito delle riprese delle telecamere, della denuncia delle educatrici dell'allontanamento e del danneggiamento della struttura, con il certo riconoscimento del titolare del supermercato, dei due presunti autori e con la diretta conoscenza dei giovani da parte dei carabinieri della stazione del paese in cui tutto è avvenuto, tutti sono stati denunciati alla Procura dei minori di Bologna per furto e danneggiamento. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro le truffe, volta a tutelare in particolare le fasce più deboli, come gli anziani. Verranno forniti consigli utili e raccomandazioni sulle buone prassi da adottare nei casi sospetti. I militari della stazione di Rocca Bianca, in collaborazione con il comune, ha organizzato questo incontro formativo. E questo incontro si terrà domani presso l'AVIS di Rocca Bianca alle 20:30. Il 17 novembre si terrà un appuntamento scientifico a Collecchio, lo Science International Open Day Bosco del Molino, un'occasione per dedicarsi e dare importanza all'ambiente. Il prossimo 17 novembre vi sarà un importante appuntamento scientifico sul nostro territorio a Collecchio, lo Science International Open Day Bosco del Mulino. In tale occasione vi sarà anche l'opportunità di avere il nome dei 10 studenti finalisti del bando di tesi di laurea, di cui 6 studentesse e 4 studenti, 4 dell'Emilia-Romagna, 4 della Lombardia, 1 del Veneto e 1 dell'Umbria, indetto dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali, sostenuto da Agugiare Fignamolini e dal Centro Servizi Bosco del Mulino. Il bando è riservato ai corsi di laurea in indirizzo ambientale, agronomico e forestale e ha l'obiettivo di supportare e affiancare giovani studiosi e ricercatori impegnati nelle università di Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria e Veneto, ovvero le quattro regioni in cui la storica azienda Molitura è presente con le sue differenti sedi nella realizzazione di progetti dedicati all'ambiente. A circa un anno dall'inaugurazione, celebrata in occasione della festa nazionale degli alberi che è il 21 di novembre, il Polmone Verde, che sorge accanto alla sede
Alla sede di Agugiaro e Fignà Collecchio continua ad essere il cuore pulsante per alimentare e far comprendere alle persone l'importanza del suolo come patrimonio fondamentale del nostro ambiente. Il progetto rappresenta infatti solo una tappa del percorso etico della società che ha posto alla base del suo fare impresa proprio il rispetto dell'ambiente. Negli ultimi 10 anni sono state diverse le azioni messe in campo dall'azienda in quest'ottica: l'approvvigionamento di energia proveniente da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli stabilimenti molitori, l'utilizzo di sola carta certificata FSC per il confezionamento delle farine, la creazione e il mantenimento di 4 filiere produttive certificate per la coltivazione di grani antichi ed agricoltura sostenibile attraverso pratiche di precisione di grani biologici volti al mantenimento di varietà culturali. In ultimo, la piantumazione del Bosco del Molino, un bosco piantumato su una superficie di 13 ettari adiacente alla sede di Collecchio, che da demora ha 18.000 piante, fra arbusti, alberi ed essenze officinali, che assorbirà fino a 220.000 kg all'anno di anidride carbonica, compensando le emissioni totali degli impianti delle aziende in tutti e 4 i suoi stabilimenti: Curtarolo, Magione, Rivolta d'Adda e Collecchio. A Varano de Melegari, per San Martino, altruismo e solidarietà verso la propria comunità. Sentiamo le parole del sindaco Giuseppe Restiani. Un San Martino all'insegna della solidarietà e dell'altruismo, ce lo racconta il sindaco Giuseppe Restiani. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di un po' particolare. Abbiamo messo il nostro San Martino proprio in prima persona nel nostro territorio. Quindi è un San Martino dedicato a chi ha dato tanto a qualcuno e anche ad altre persone in generale. Quindi mi sento di dire grazie in modo particolare a tutti. Questa bellissima comunità che in questo momento rappresento e mi dà un'enorme soddisfazione. Viaggio, col suo donare se stesso, oggi per tutti noi è il più grande esempio di altruismo, maturità personale e sociale. A lui l'ammirazione e un applauso unanime di tutta la comunità varanese, in mio particolare. Grazie, viaggio. Grazie. Appena scoppiata la guerra in Ucraina, noi in altezza, di queste due sorelle con 4 figli. A questo punto c'è stato quell'attimo in cui diventava difficile anche organizzare per metterli veramente in una condizione che già sono scappate, poi almeno che avessero la possibilità di stare in condizioni ottimali. Devo dire che quando ho detto alla famiglia Caretti, ho un problema con due signore grandi con i figli, non mi hanno fatto neanche finire la parola, dice, la nostra casa è aperta per loro. È un San Martino nello spirito proprio del santo, che ha donato il suo mezzo mantello al povero. Quindi questo è un qualcosa che veramente ci fa vivere, diciamo, il nostro patrono in una veste, diciamo, più umana, più interessante sotto l'aspetto proprio della sensibilità che va rivolta alle persone deboli, alle persone che hanno delle esigenze. No, grazie. All'insegna dell'altruismo, come fu San Martino All'insegna al suo dell'altruismo del tempo. nostro santo. Proprio questo qui è altruismo verso il prossimo. Questo è quello che mi piace, quello che mi fa star bene. Grazie. Grazie Varanesi, sono molto orgoglioso, molto. È una grande soddisfazione fare il sindaco a Varano di Melegari. Grazie. Nuovo direttore operativo per l'Unione Pedemontana Parmense, la dottoressa Paola Fabiani. Oltre ad assumere l'incarico di vice segretario facente funzione di segretario generale, guiderà dei settori affari generali e segreteria, affari legali, contratti, centrale unica di committenza, comunicazione, servizi sociali e rapporti con azienda pedemontana sociale. Noi ci vediamo tra alcune decine di secondi dopo la pubblicità per altre notizie importanti ed interessanti provenienti dai nostri territori. A novembre, con le promozioni di Progetto Arredo, il Natale conviene.
Vienici a trovare a Fornovo in via Nazario Sauro numero 4. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Elettrotaro Fornovo, vendita televisori, prodotti tecnologici di ultima generazione, installazioni e riparazioni. Elettrotaro a Fornovo, telefono 0525 25 90. Mora Noleggi a Fornovo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro, telefono 0525 22 34. Si avvicina la brutta stagione, scaldati con i prezzi bassi di Baudassi. Motosega Husqvarna 120 Mark II a 239 euro, super offerta signori. Soffiatore a motore due tempi Husqvarna 25 cc 299 euro e attenzione bene, motosega elettrica Ryobi 1900 watt di potenza, bara 35 cc ad euro 99. Spaccalegna elettrico Bluebird 7 tonnellate, taglio verticale signori 690 euro. È tutto da Baudassi, prezzi bassi. Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia. Qualità senza compromessi. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino Sinzano di Collecchio. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Savio, disbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Elettromeccanica Walfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. A Fornovo il Vaccine Day fa il bis e torna sabato 26 novembre alla Casa della Salute per la dose booster del vaccino bivalente per i cittadini dai 12 anni in più, in via Solferino. Per partecipare alla seduta è necessaria la prenotazione telefonica al numero 0525 300 443. Intervista a Davide Riccoboni, sindaco di Albareto, per quanto riguarda la soddisfazione nei traguardi superati e gli obiettivi ancora da raggiungere. La cosa di cui sei più orgoglioso tra quelle che ti organizzati in questi 8 anni, realizzati in questi 8 anni? La cosa di cui sono più orgoglioso sicuramente è la scuola. Abbiamo lavorato e investito tantissimo in termini di risorse, in termini di tempi e in termini di programmazione sulla scuola. Io parlo per la parte comunale naturalmente, perché poi la scuola viene portata avanti sempre e soprattutto dal personale, dagli insegnanti interni con l'istruzione e l'educazione che devono dare. Però sulla parte di investimenti abbiamo lavorato tantissimo sulla scuola, sull'edificio scolastico, sulla palestra, sui servizi scolastici, quindi sicuramente sono contento e molto orgoglioso di questo, perché avevamo pluriclassi quando io sono entrato, rischiavamo una chiusura della scuola secondaria perché non c'erano più i numeri. Adesso siamo stabili e siamo tranquilli, quindi quello sicuramente è stato il mio
È il mio orgoglio, ecco. Allora, sai che c'è una cosa che mi ha colpito che cioè, mi piacerebbe capirlo, però mi sembra quasi che paradossalmente la natalità sia in proporzione agli abitanti maggiore in montagna che in pianura, perché vedo che ad esempio un altro territorio, Bore, mi sa che c'è le fasce d'età delle medie che c'è pochissimi bambini, invece le elementari sono ritornati, poi vanno in un'altra scuola, però c'è una maggiore natalità in Appennino, c'è maggiore o no, o è una mia impressione sbagliata? Ma no, questo non ti so fare un paragone perché non conosco i dati dei paesi di fondovalle, sinceramente, però devo dire che in questi anni, a parte un'annata, siamo sempre dai 14 ai 20 nati all'anno, quindi per Ah, Alvareto beh, bel sono numero. Sì, numeri. certo, cavolo, complimenti. E invece un rimpianto di questi 8 anni, una cosa che ci tenevi a fare, che volevi fare, non sei riuscito a fare, che ovviamente magari anche per colpa del Covid difficilmente si potrà realizzare. Proprio rimpianti, no. Io sono, come si può dire, cerco sempre di fare il più di quello che devo, tra virgolette. Quindi mi piacerebbe fare tante cose e magari alcune non riesco a realizzarle per via del tempo che... Però sinceramente proprio rimpianti, rimpianti non ne ho. Magari un rimpianto, ma rimpianto tra virgolette, è quello di non riuscire a esaudire tutte le richieste che vengono fatte dai cittadini. Magari una riesce a soddisfarla e l'altra no, perché magari non è una tua diretta competenza. Quindi Ah, magari ok. cerchi di andare a ricercare le Indirizzarli o competenze in altri enti, ma tante volte il cittadino non riesce a capire il perché tu non non possa c'entri farlo, tu. perché se non è una competenza normativamente non posso farlo. Appuntamento con la creatività scientifica dei bambini da 3 ai 6 anni. Alla Casa del Fanciullo a Borgo Taro, il progetto Mani che pensano, promosso da FISM, Federazione Italiana Scuole Materne. È un progetto didattico per stimolare la creatività scientifica dei bambini nella fascia 3-6 anni, ovvero quando frequentano la scuola d'infanzia. Un progetto che è stato promosso dalla Federazione Italiana Scuole Materne di Parma e che in provincia di Parma ha come capofila la Casa del Fanciullo di Borgo Valditaro. Buongiorno a tutti, in realtà il nome del progetto esatto è Mani che pensano, che adotta questa metodologia che si chiama Tinkering e che porta i bambini a lavorare con le mani esprimendo la loro creatività, lavorare con le mani assemblando materiali di varia natura, costruendo dei manufatti e sbagliando. L'errore fa proprio parte dell'approccio. Per aggiustamenti successivi poi il bambino arriva a realizzare, come dire, macchine che volanti, macchine che scrivono, oggetti di vario tipo. La valenza didattica di questo progetto. Sì, buongiorno. Ha una valenza fortemente didattica perché permette ai bambini di esplorare materiali diversi, materiali di recupero, materiali come possiamo vedere anche naturali, che apparentemente per noi adulti non hanno un significato, ma per i bambini possono essere occasione per costruire e realizzare dei progetti, sperimentare delle ricerche e poi, come diceva anche la dottoressa Pecora, confrontarsi anche con la dimensione dell'errore, che è una dimensione molto importante perché permette e dà l'occasione di provare e riprovare fino al raggiungimento degli obiettivi. In provincia di Parma sono diverse le scuole che vi partecipano, scuole appunto iscritte alla Federazione Italiana Scuole Materne e tra queste ce ne sono quattro della Valtaro Valceno, ovvero Borgotaro, Bardi, Berceto e Albareto. Sì, esatto, sono nostre quattro scuole che coprono il territorio della montagna, appartenenti alla rete FISM e che si stanno dedicando e formando proprio specificatamente per sviluppare il progetto. In realtà la scuola Casa del Fanciullo di Borgotaro è capofila nel progetto, ha realizzato un'aula specifica di tinkering grazie all'idea e al lavoro della coordinatrice interna, la signora Giuliana Martani.
Abbiamo adesso in corso la formazione che viene realizzata da una docente appartenente all'Istituto INAF di Bologna, che è l'Istituto di Astrofisica, è la dottoressa Sara Ricciardi, viene per formare le nostre docenti nell'utilizzo di questi materiali e nella logica di questo metodo. Questo metodo sarà di supporto alla didattica nelle scuole, che svilupperanno i loro progetti, non so, sui pianeti, sull'inverno, sull'outdoor, ma che utilizzerà questa metodica proprio per sviluppare i concetti del progetto pedagogico. Quindi diventerà un metodo. Si è conclusa da pochi giorni a Fornovo la rassegna internazionale dei vini naturali, biologici e biodinamici, vini di Vignaioli. Abbiamo sentito l'umore di Mauro Castelli proveniente da Lecco, un appassionato che segue lo stand fornovese da alcuni anni. Un suggerimento? Avere qualcosa per poter trasportare il vino che si acquisa. Sì, da Lecco Fornovo per la passione per i vini artigianali e naturali. Sono 3 anni che viene qua. Come ha visto il passaggio da prima pandemia a Varano e poi il ritorno qua a Fornovo? Prima della pandemia era una tradizione molto bella. Varano l'anno scorso, secondo me, la location era un po' piccola. Quest'anno siamo tornati nella location tradizionale, è molto meglio. Più spazio, più gente, si sta bene. Ho visto che lei passa tutti gli stand e scrive delle sue note. Cos'è che più le attira? Dipende molto dalle regioni d'Italia da dove arriva il vino. Normalmente i profumi e poi soprattutto quello che si sente al gusto. E in questo caso la cantina è molto buona. Quindi la Toscana per lei è come giudica le altre regioni, i diversi vini fra Piemonte, Veneto e Sicilia? Preferisco i vini piemontesi rispetto agli altri due, però anche in Veneto ci sono tanti produttori, bisognerebbe avere tanto tempo per andare a... Il problema è che bisogna visitare le cantine, per chi fa vino naturale ti ospita in cantina e sei ospite, non sei un cliente. E per i vini diciamo dell'Emilia Romagna come li ha trovati, se li ha visti? L'Emilia Romagna ho bevuto tanti buoni vini, la Stoppa di Elena Pantaloni, Schumminowa, Crocizia, molto buoni. Un consiglio per la prossima edizione, che lo suggerisce? È un suggerimento che faccio spesso, mettere qualcosa per poter trasportare il vino che si acquista, perché se no è un delirio. Più o meno quanto ne acquisti? Abbiamo già cominciato male perché abbiamo già comprate 12 in 10 minuti, se andiamo avanti così non lo so, però poi dovremo fermarci. Va bene, buon proseguimento. Grazie a lei. Progetto di TG Parmense, Leggere crea indipendenza, a cura di Paola Mazza. Il primo libro presentato è Io sono Malala, della pakistana Malala Yousafzai. Rapita e uccisa perché fin da piccola aveva il desiderio di leggere e di studiare. Scopriamo un po' di più nel servizio. Valle dello Svat, 12 ottobre 2009, ore 12, la scuola è finita e Malala insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e spara 3 proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena 15 anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire, ma Malala non muore. La sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario, dalla remota valle in cui è nata fino all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Buonasera e benvenuti alla rubrica culturale hashtag Libri Liberi nell'ambito del progetto Leggere crea indipendenza di Fondazione Cari Parma. Per iniziare questa rassegna che terminerà il 21 marzo 2023, giornata mondiale della poesia, ho deciso di presentarvi il libro Io sono Malala. Questa è la storia di Malala e non è solo una storia avvincente e coraggiosa, ma è un inno alla tolleranza, al diritto a leggere, all'educazione e all'istruzione. È il racconto appassionato di una bambina, di una semplice voce capace di cambiare il mondo.
Ma oggi il mondo è davvero cambiato? Buona lettura, Paola Mazza. Comunichiamo che questa sera manderemo in onda la replica della diretta che si è tenuta questo pomeriggio dalle 2:30 alle 3:30 del nuovo programma Parmense in diretta che si terrà tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 2:30 fino alle 3:30 e verso le 20:30 manderemo in onda l'intervista ad uno dei sindaci del territorio. Questa sera ci sarà la diretta del sindaco Davide Riccoboni, il sindaco di Albareto. Noi vi ringraziamo telespettatori per essere rimasti con noi anche questa sera e vi ricordiamo il prossimo appuntamento domani alle 19 sul canale 89 e vi vogliamo augurare un buon proseguimento di serata.